Bentornati amici del canale ed eccoci con un nuovo video insieme. Venerdì pomeriggio sono le 4 all'incirca perché sono salito poco fa con i cani. Appena sono salito mi è arrivato il messaggio da un amico che mi ha detto: l'hai sentito il terremoto? E ho detto no. Quindi, boh. Infatti sono andato a controllare e ha fatto una piccola scossa fuori Roma 3.5 verso l'Ariano, se non ho capito male, però. Io non l'ho sentita neanche altra gente, quindi speriamo bene, come si dice, incrociamo le dita. Perché già non è un periodo eccezionale, poi ci si mette pure il terremoto, quindi che vuoi dica fa? Ma vabbè, allora, come avete visto sul tab community di YouTube, ho messo una piccola foto di queste lamette qui, le Voskhod. Si dovrebbe pronunciare così. Lamette russe, finitura al teflon, le ho provate un sacco di tempo fa e mi sono piaciute, perché c'era una sorta di effetto gommoso in viso che però non ti irridava neanche per sbaglio. Tanto adesso sto dicendo così, dopo ci saranno proprio sgorgate di sangue a non finire. E a tal proposito mi sono messo la maglietta degli Slayer. Che cosa utilizziamo oltre a queste lamette? Allora, devo finire la Palmolive blu. Ricordo per chi non la conoscesse, è la versione rimpicciolita della Palmolive verde. Quindi crema mentolata, rasoio, Rimei, pennello che sta qui in ammollo, anche se sintetico, diciamo che quei 10 minuti di bagnetto glieli faccio fare lo stesso, Omega con manico Barberpol, ciuffo eye brush, ma anche questo lo conoscete bene, come dopo barba c'è l'acquavelva che sta messa nel surgelatore. Quindi, autobus che passa, io mi vado a sciacquare così poi iniziamo a montare il sapone. Ok, sciacquato. Diamo una strizzatina al pennello, altrimenti facciamo il solito colletto bagnato, anzi già sta scolando acqua, ma vabbè fa caldo. Tanto qui le maglie le devi lavare un giorno sì e l'altro pure. Andiamo a strizzare sto po' di palmolive che è rimasto all'interno del ciuffo. Non è cosa facile, infatti me lo farlo qua. Sta palmolive blu me la portò sacco di tempo fa un mio amico che l'ha presa in provincia di Napoli. Giuro che qui a Roma io non l'ho mai vista. Massaggiamola sul ciuffo un pochino. Ok, sciacquiamo un attimo il dito. Con la scusa vi ricordo sempre di attivare la campanella, così vi arrivano le notifiche e le feed del canale. Anche se faccio ecco qualche post sul tab. E io direi che possiamo anche cominciare. La lunghezza della barba è questa, ma ce la siamo fatta quando era lunedì? Sì. Procediamo. Ecco che comincia a scolare l'acqua sul braccio. Mi è arrivata una svampa di mentolo dentro all'occhio. Ok, lasciamola un attimo agire in viso, così intanto andiamo a mettere la Voskhod all'interno del Rimei, pacchetto che mi è stato regalato dal mio caro amico Mattia, nonché moderatore del gruppo Facebook, al quale mando un saluto, cosa molto stupida perché praticamente ci sentiamo tutti i giorni, però vabbè. Apriamo il rasoio, tre pezzi, pettine chiuso. Tanto questo, problemi di allineamento della lama non ce n'ha, quindi andiamo a colpo sicuro. Cominciamo da questo lato e tiriamo la pelle.
Dopo questa prima passata, confermo la sensazione che appunto vi avevo anticipato poco fa, ovvero sembra che c'ha la finitura gommosa grazie al teflon, e penso che sia una cosa anche normale visto il tipo di materiale. Comunque in viso è molto piacevole. Hai la sensazione che non taglia, ma in realtà taglia, perché insomma, già col verso del pelo abbiamo rimosso abbastanza, complice anche il rasoio, in questo caso il Rimei, che è abbastanza aggressivo per essere un pettine chiuso. Bene, mi sciacquo, così si condensa una del contropelo. Risciacquato, piacevolissima la sensazione della palmolive in viso, perché veramente ti rinfresca molto. Riprendiamo il pennello e facciamo una seconda insaponata. Ok, come al solito lo sapete, mi sciacquo la mano perché altrimenti se scappa il rasoio poi so danni. Io direi che possiamo anche proseguire, partiamo da sotto. Ok, andiamo a sistemare come al solito il pizzetto. Ok, sì, gli dovrei dare una scorciata a macchinetta, ma è una cosa che breve farò. Ok, abbiamo sfumato un attimino anche qui zona basente, tanto poi comunque dovrò rasare la testa e mi raccomando non ve la perdete la prossima rasatura, perché andremo ad utilizzare proprio il Bic monolama. Ok, diciamo che il risultato della rasatura è più che soddisfacente. Si è riaffacciato un minimo di rossore qui sotto dove mi ero scorticato col monolama appunto lunedì. Ma io adesso mi sciacquo, acqua fresca, così poi ci splasciamo l'acquavelva ghiacciato di freezer. Ok, tornato con l'acquavelva bella fredda, e penso che dalla boccetta si capisce. Questi ovviamente dubito che ghiaccino, perché comunque all'interno contengono gli essenziali, quindi diciamo ce ne vuole proprio parecchio. Ma... ah, però buona. Tanta roba l'acquavelva fredda. Che poi l'acquavelva è particolare, perché comunque ha delle note, sì, retro, ma al tempo stesso che alcuni potrebbero associare a fragranze da utilizzare in periodi un attimino più freddi. Però, messa nel freezer, vi assicuro che è una bomba. Ottima. Molto, molto buona. Allora, dopo barbamesso, facciamo le nostre conclusioni finali.
Come si è comportata la palmolive? La palmolive si comporta sempre bene, ripeto, questa è blu ma è identica alla verde, cambia solamente la dimensione del tubetto, perché questo è da 60 grammi, se non erro, 65, però il prodotto grosso modo è quello, anzi la devo ricomprare perché appunto mi era rimasta solo questa. Prodotto che costa poco e si difende sempre molto bene nella fascia low cost, è uno dei miei prodotti preferiti, in quanto a freschezza sta un pelino sotto la Gillette, ma la Gillette comunque oramai è irreperibile, quindi questa è l'ideale, ad esempio, in questi periodi. Poi, pennello sintetico Mega, ciuffo e brush, anche lui lo conoscete, si comporta bene, all'inizio hanno il problemino che sembrano un po' elastici, ma poi, utilizzandoli appunto, questo problema tende a scomparire e viene fuori veramente un bel pennello. Certo, questo non è che me l'hanno regalato, però comunque stiamo parlando di cifre tra i 30 e i 40 euro, comprato un sacco di tempo fa. C'è da dire che ha il manico in resina, che è molto carino. Rasoio Rimei, questo qua me lo mandò il caro Giancarlo dalla Sardegna, al quale mando un saluto. È un ottimo prodotto, si trovano tantissimi rasoi uguali però con altri nomi e fanno il loro effettivamente, perché sono sì pettine chiuso, però riescono a garantire una rasatura comunque abbastanza profonda. Poi abbinati ad una lama molto tagliente, appunto, la situazione migliora ulteriormente. Per concludere, appunto, la lama Voskhod, ripeto, finitura al teflon e si sente perché c'è questa sensazione gommosa in viso che però taglia e difficilmente fa danni. Quindi la rasatura è andata molto bene, secondo me. È stato rimosso il 95, diciamo così, per cento di quello che c'era in viso, perché ovviamente non essendo un pettine aperto non può togliere tutto. Dovresti insistere fino allo sfinimento, ma non mi va di stressare la pelle inutilmente. Acquavelva, ve l'ho detto poco fa, ottima. Se non la conoscete, compratela perché merita. È uno di quegli aftershave che dovrebbe, diciamo, essere sempre presente all'interno dell'armadietto di noi rasatori. Questo è quanto. Ripeto, rimanete collegati perché a breve arriverà anche la rasatura della testa con questo simpatico amico. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. In descrizione c'è sempre il link al gruppo, c'è anche quello alla pagina, ma la pagina adesso da qui a breve la chiuderò perché comunque non la utilizzo. Io con questo vi saluto, vi auguro buone rasature a tutti voi, vi auguro anche un buon fine settimana e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e buone sbarbate!